Ed eccoci qua, amici telespettatori, si ritorna nella bella rubrica, la rubrica dei cuori solitari. Oggi vi voglio ripresentare Giovanni, 58 anni, di Trapani, che è in cerca costantemente di nuove amicizie o per lo più dell'anima gemella. Ciao Giovanni! Allora, tutti per l'amicizia detenuta di tutti i ragazzi, ieri mi hanno salutato a piedi, mi hanno fermato una Giulia di carabinieri ieri. Un saluto a tutti i detenuti, dice Giovanni, Giovanni. Dice c'è una bicicletta, dicono Giovanni, Giovanni, Giovanni! E ci dà un paio di sigarette. E mi hanno fatto un favore tutti i detenuti, ciao! Una buona domenica a tutti, mio cognato, mia sorella, mio nipote Marco, tutti, la nipote Giada, tutti, il fratello Santo, la mamma Giacomina, tutti ragazzi. Una buona domenica a tutti e tutti ascoltatori, ciao! Perfetto, dopo questa bella presentazione, come avete visto il nostro Giovanni si è rifatto di tutto questo tempo che purtroppo è stato lontano da Sanamuri siciliano. Avete visto, si è preso il microfono, non ce lo voleva dare più. Va bene, passiamo ora con la presentazione. Allora Giovanni, tu sei in cerca dell'anima gemella, giusto? Sì. Allora, che genere di anima gemella cerchiamo noi, maschio o femmina? Femmina. Bionda. Esatto, la vuoi bionda? A me mi piacciono bionde le femmine. Esatto. Come sorella Giuse. Esatto. Perché mia sorella è bionda. Esatto. Però spinta. Tu sei originario di Trapani, giusto Giovanni? Sì. Tutti originali, tutti di Trapani. Agli effetti. A tutte la marina. Hai 58 anni, hai detto? 58 anni. E tutti per l'amici detenuti e tutti i carcerati di San Giuliano. Ciao. Esatto. Cioè, mi hanno detto. Ciao. Ascolta, mi hanno detto che ti hanno fregato la bici, vero? Sì, tre biciclette. Io ci volevo sparare, io non ti posso sparare, cioè, no. Che mi arrisano. Meglio evitare. Grazie. Arrivato a un certo punto. Grazie, Bito. Tu sei, comunque sei un bel ragazzo, ti presenti bene, hai degli occhi azzurri che sono favolosi. Sì, esatto. È un mio chiuso. Come altezza quanto sei alto? Ne viene un mio più. Come altezza quanto sei alto, Giovanni? 1,51 m. 1,51 m. Sì. Quindi automaticamente, giustamente, l'altezza c'è. Sì. Esatto. Quanto pesi, Giovanni? 82. 82 kg. Ah, bello pienotto sei. Sì. Ah, va bene. Complimenti ancora perché ti presenti bene. Grazie. Va bene, Giovanni, ritorniamo a parlare di quest'anima gemella. Questa donna da che età dovrebbe partire? Come? Da che età dovrebbe partire questa donna che andiamo cercando? 44. 44, diciamo l'età massima. Sì. Ma l'età di partenza quanto deve essere? 38. 38 anni. 38? Sì. Quindi dai 38 ai 44? Sì. Sembrano numeri dell'otto. Sì. Perché a notte penso la famiglia, tutti, la famiglia mia, sono tutte morte. Tu stai da solo, vero Giovanni? Sì. C'ho una casa, mio cognato, per la tua malandrina. C'è una persona che mi saluta qua. Va bene, ciao. Ricambiamo il saluto. Tanti saluti a tutti i ragazzi giapponesi, palamedani, catanesi e tutti. Tu sei pieno di amici. E tutti per la... Lo so, ti conoscono tutti. Tutti ragazzi, femmine. Anche qua molti, molti telespettatori che ci stanno guardando sentivano la tua mancanza, per cui giustamente dice ma vai a reinvestare Giovanni. Me ne pute mai come dici ciao. Va bene Giovanni. Allora, ascoltami, un'altra cosa, per tutta questa Giovanni? Giovanni? Che? Allora, per tutte queste donne che in questo momento ci stanno guardando e volessero conoscerti personalmente, come possono fare? Dove devono venire? A Trapani, tutta a Trapani, tutti. E dove precisamente? A Rione San Giuliano, mi vedono tutti nella televisione. Sì, ma dico, se c'è qualche ragazza che ti vuole venire a trovare, dove deve venire? Alla bottega di mio cognato Pepe. Alla bottega? Sì. E dove si trova questa bottega? Alla Marina, c'è mio nipote Maico. Alla Marina di Trapani, giusto? Che vede qua? Come? A Cuorito qua, come ne pote parlo? Via Avvocato Giuseppe Palmieri. Via Avvocato Palmieri.
Giuseppe. Allora, via Avvocato Giuseppe Palmieri, dove si trova la bottega del cognato di Giovanni. Potete domandare naturalmente al cognato di Giovanni, dice voglio conoscere a Giovanni, e Giovanni si presenterà e sarà pronto a conoscere tutte voi. Dico bene? Va bene, ora mi prendo un caffè con un amico Abetto. Allora, perfetto, un'altra cosa Giovanni, in questo momento ci sono queste delle spettatrici che ti stanno guardando, dai un messaggio verso di loro guardando la telecamera, vuoi dire qualsiasi cosa Giovanni, vai. Posso? A posto, signor Rosaiba. E lei si chiama come la sorella mia, Rosalba. Ah, dici qualcosa alle delle spettatrici che ti stanno guardando, dai. A posto? Tutti per l'amici San Giuliano, tutti i detenuti, tutti i carcerati e tutti i ragazzi, per cognato, per la sorella Giuseppe, per cognato, fratello santo, per cognata e tutti i nepoti, tutti i detenuti, dicono l'amico Betto mi ha fatto questa vista, auguri e buona domenica a tutti. Perfetto, abbiamo detto tutto per la rubrica dei cuori solitari. Alberto vi saluta e vi saluta pure l'amico Alberto Lipari. Giovanni. 58 anni. Sì. Di Giapani. E domani vado a cimitero mio padre, ci porto un giure. Papà. Mio padre è morto. Un grosso saluto. Ciao ciao. Venitela a trovare. Oh yeah.